Hi guys, Spaghetti Frag here. Mars Gaming Arcade Fighting Stick. Che cos'è? È un semplice arcade per giocare i giochi fighting game e i giochi arcade. Lo attaccate con un emulatore o con Mortal Kombat 11 stasera, che è uscito appena il DLC, l'ho appena provato il DLC. Quel coso qua è costato la bellezza di 34,90€ su Amazon. Ovviamente li ho pagati di tasca mia, dal mio spacciatore di convenienza, lol. Troppo nel quartiere, zio, schede video, zio. Madonna, l'hanno chiuso con che cosa? Col plutonio l'hanno chiuso. Che cazzo di scotch hanno messo, madonna, minchia. Aperto, vediamo dentro cosa c'è dentro. Andiamo un po'. Un mini DVD, un mini CD, quello che è, con i driver. Il manuale non ci serve. Apriamo la busta. Ok, carino, carino. Provo con Doom. Funziona al volo. No shit. Oh my god, qual è? Avrà un bordello della madonna il mio microfono, probabilmente. Mica che ripperoni. Vai, vai, vai. No, no, no. Ho vinto il culo. Sto cazzo. Tipo queste cose qua non riuscivo a farle col controller. Belle parate, che belle parate. Bravo Emanuelo, così che si fa. Emanuelo. Che io Raiden lo usavo nel Mortal Kombat 4, Mortal Kombat 5, lo utilizzavo. So cosa aspettarmi nelle mosse. Si vede che è economico quel pad qua, soprattutto sui bottoni, vedi che ballano un po'. Avere un fighting stick è diverso, però ti permette una varietà di mosse maggiore, quello di sicuro. Questa è la levetta per muovere il personaggio. Questi sono i pulsanti, praticamente i pulsanti che c'è sul controller, più i shoulder button, i pulsanti laterali. Si può fare anche con questo la tattica dei tasti a caso. Con tutto puoi fare le tasti a caso. Kotal, Total Khan. E poi c'è Erg Khan e Kuwait Khan. Minchia, mi sta rifando peperoni. Oh, non riesco a fare una razza. Non riesco a fare un cazzo. Tiratela di meno. Oh! No! LOL Robocop. Perché Robocop sei tu. Dai, fammi fare un colpo ancora, madonna. Vinto. Troppo facile. Calma. Fa una sborona. Wow. Ho fatto una brutale, di manco me ne sono accorto. Holy fucking shit. Non ho un metro di paragone con altri pad, ovviamente. Le classiche torri di Mortal Kombat, hai presente? Vari livelli di difficoltà. Se tu prendi un personaggio, finisci la torre con quel personaggio lì, ti sblocca un filmato alternativo che è la storia per quel personaggio lì. Bella come cosa. Tasti Xbox, che sono a schermo, non ci sono sul pad, ma ci sono i tasti PlayStation. Quindi se lo giochi sul PC, che hai i tasti dell'Xbox, ma è un po' in confusione. Sai che cosa dovrei provarlo, Ivan? Dovrei provarlo con Metal Slug. God. Si gioca così questa cosa qua, eh. Si giocava così. No, minchia, mi stanno massacrando, madonna. Le bombe, sono morto, game over. Vede, basta. Salva il tizio che ti dà il bonus. E il boss che è il problema. Vai, battuto, stai prendendo l'epilessia. C'hai mai giocato uno di quei cosi qua? Meno male che non ci ho giocato tanto, sennò se ci avessi dovuto giocarci in sala gioca, avrei speso milioni su questo gioco qua, veramente. Il problema è che miri, non puoi mirare e sparare da un'altra parte, devi per forza spostarti e sposti anche la mira. Questo non è bellissima come cosa. Minchia, se devi masterare questo gioco per poter fare qualcosa. Oh. Mission complete.
bravo Emanuele, così che si fa.